Buonasera amici, buonasera. Un altro appuntamento bellissimo, devo dire, nel nostro salotto, nel comodo salotto, denominato lo scarabocchiatore, ma comunque è il salotto di tutti, insomma. Stasera devo presentare una persona alla quale io voglio un bene pazzo, un grande maestro del manga, un grandissimo maestro. È stato uno dei primi a iscriversi alla nostra associazione dello Scarabocchiatore, un'associazione culturale, ed è stato uno dei più grandi sostenitori della nostra associazione. Ha una carriera alle spalle che è qualcosa di impressionante. Vi dico solo una cosa per farvi capire: a 25 anni era già giunto in Giappone e già disegnava un personaggio amato mondiale, insomma, un personaggio così famoso e seguito in tutto il mondo. E ben presto è diventato quello che è. Stasera vi presento il maestro, perché bisogna dire il maestro, Andrea Dentuto. Buonasera, Oh, Andrea. grazie tantissimo. Mi ne sa Buonasera. che prova. Io ci connego. Buonasera. Sono felicissimo, dico la verità, ti sto facendo la corte, visto quando tu fai la corte a una ragazza che vuoi che tu che fosse la tua fidanzata, insomma, quindi tu fai un corteggiamento, quello galante, quello che si faceva tanto tempo fa, no? Quello da gentleman. Io l'ho fatto con te, piano piano, piano piano, piano, piano ci siamo conosciuti, Grazie. abbiamo fatto amicizia e io ti ho voluto fortemente, insomma, diciamo, sono stalker nato, lo possiamo dire a tutti, stalker, diciamo la Ma verità. comunque, sì, perché no? È anche bello, bello. Ti Bene. ringrazio io, Maria, no, io, e ti ringraziano comunque un sacco di ragazze, cioè di tantissimi autori che poi, sì, sono stato uno dei primi e sono contentissimo perché ho visto veramente il modo di porsi al pubblico, di porsi con l'ambiente del fumetto. Quindi, no, io sarò comunque un associato per tutta la vita, sicuramente, veramente, perché la Grazie. spontaneità è oro, Tu è sei una cosa veramente famosissimo. molto importante. Sei Sì, famosissimo. io sono parecchio timido, comunque sì, Zio Lo giustamente diceva, sono arrivato in Giappone a 25 anni e questo è anche un fattore molto, molto importante per chi... Allora, oggi, detto tra noi brevemente, si tratta del... mio seminario di un inizio per chi voglia disegnare manga, perché è vero che in tanti, o comunque sicuramente tutti voi che state vedendo in questo momento, se vi interessa il manga, probabilmente avete già disegnato. È un po' come appunto nella nostra associazione viene qualcuno a studiare giapponese, nessuno parte da zero, tutti quanti si sono informati molto su internet, si sono informati molto anche magari pure con lezioni. Nello stesso tempo, da insegnante a insegnante, probabilmente, pensando che noi artisti in fondo insegniamo anche, o siamo in grado di insegnare, se abbiamo una giusta parlantina e abbiamo voglia comunque di farlo seriamente, diciamo che ci sono sempre cose che da artista a artista si imparano. Io sì, sono arrivato in Giappone e ho capito... dopo un po', entrando a fare animazione, che è già avevo fatto animazione con Lanterna Magica di Torino, un corso, avevo anche diretto due filmati già a 24 anni per il Ministero della Pubblica Istruzione, proprio come lavoro. Ma quando sono arrivato in Giappone, così come poi è successo anche per i manga, ho scoperto che quello che immaginavo non era esattamente così. E lo vedo oggi con tanti ragazzi, per esempio, che oggi non parleremo di animazione, ma anche con l'animazione loro riescono poi alla fin fine, ma in realtà il prodotto non è valido. Cercare di lavorare nell'ambiente dell'animazione, per esempio, non è semplice, o magari in Giappone è semplice entrare, ok? Come lo è stato per me, entrare a lavorare in uno studio d'animazione. Il problema è, una volta che sei seduto a quella scrivania, se ci sai fare. Nello stesso modo, quando io dopo un paio d'anni sono ritornato a disegnare manga ed ero ancora in Giappone, ho cominciato a incontrare editori, va bene? Gente che lavorava nella casa editrice e quando ha visto comunque i miei lavori, mi ha, mi ha, mi ha
preso tra virgolette in amicizia, ok, per il mio modo di fare, perché comunque ero un ragazzo simpatico, ce la mettevo tutta a parlare in giapponese e loro mi hanno insegnato molto. Ecco, quello che faremo oggi è parlare dei Nemu. È già una cosa che inizia già a parlare di sé, perché dato che di solito tutti scrivono, cioè si scrive comunque in Romaji, Romaji è il carattere nostro, quello nostro ABC, cioè proprio come noi, si scrive Name, un sacco di mangaka, anche professionisti, a volte tendono, chiamano Name gli storyboard, ma a un giapponese Name non lo capisce, o fa finta di capire quando gli metti i fogli davanti, perché si dice Nemu. Nemu, ok? Così come scritto ne la lunga e mu, quindi non è Nemu, ma è Nemu, ok? Quindi la E è più allungata. Questo è già un fattore molto importante per chi voglia cominciare a capire di che cosa stiamo parlando nella lingua per cui questo nome è stato creato, va bene? Allora, senza perdere tempo, perché comunque ci sarebbero tantissime cose da dire, stiamo partendo dagli elementi principali, ok? Nemu è fondamentalmente uno storyboard che nasce proprio dalla nostra idea di un manga, di un fumetto, va bene? Comunque, io adesso... se ci sono domande... ti saluta Andrea. Andrea, ciao. sì. Voglio solo dire a tutti che Andrea Sella è un altro associato, è un caro amico. Sì. È un caro amico nostro, insomma, di Andrea. Sì, anche mio. Io e Andrea. Sì. grazie. Comunque, dicevo, sì, è bello comunque avere qualcuno che ti ascolta, qualcuno che conosci, quindi... Dicevo, allora, vediamo insieme un po', partendo da una cosa abbastanza, se vogliamo, sì, cominciamo da tutti. Bravo, sì, un'idea. Un attimo che apro, sì, apro comunque il programma. Mirko, volevo solo chiederti se appunto poi potrò condividere lo schermo, perché a volte ho bisogno di permesso. Ah no, sì, no, su quello ci arrivo, no, per carità, è che... No, puoi fare, tu adesso, stasera, tu sai chi sei, tu stasera sei il padrone, io sono lo spettatore, sto ascoltando e voglio fare qualcosa di manga, perché io sono ignorante in materia. Te lo comunico e te lo dico subito, insomma lo sanno tutti. No, ma comunque, sì. Allora, di qualcosa. Allora sto aprendo già la prima immagine. Ok, allora un momento che condivido. Poi abbiamo lì anche delle cose. Share screen. Sì, un momento. Perfetto. Share screen. Non mi fa vedere, sai? Momento che. Quello al centro. Sì. Al centro, non ti preoccupare, tranquillo. Adesso ce la faccio subito. Siamo a casa nostra. Sì, finestra, ok, perfetto, condividi. Allora, dovreste in questo momento vedere una pagina. Eccola. Okay? Sì. Allora, diciamo che non so chi si può, penso che sia un tuo fan. Ah sì, non ho sentito molto bene. Keru Tagawa, ok, ciao. Ah, Keru, domo. Buonasera. Ho visto Shimonide da quanto tempo. Buonasera. Allora, sì, allora partiamo comunque, ripeto, anche Keru-san conosce bene quello di cui sto parlando, però nello stesso tempo ecco che è giusto comunque renderci conto del foglio, diciamo, del foglio classico di un mangaka. Allora, anche su questo io ho sempre disegnato manga su un foglio logicamente bianco, va bene? Però di solito a 4 o a 3, va bene? Non conoscevo una dimensione chiamata B4. La B4 è praticamente la dimensione intermedia tra l'A4 e l'A3. Okay.
per poter fare a casa un proprio foglio macchina, diciamo, un foglio manga, in realtà è molto semplice, basta porre in un angolo di un foglio a 3, un foglio a 4, ok? Tirare una linea in diagonale, su tutti i punti in diagonale, e lì dove la 4 e la 3 lasciano un ultimo pezzettino, stabilire esattamente la metà e tracciare verticale e orizzontale per avere la dimensione del foglio. Questo a cosa serve? Serve comunque a prendere dimestichezza con quello che è il foglio classico e la dimensione classica con cui i mangaka giapponesi realizzano le loro tavole. Cosa significa? Che se utilizziamo un pennino come può essere la G-Pen, che è, probabilmente, non so Mirko se la conosci, è una punta... Io ho questo, guarda, è giapponese, l'ho preso su Amazon. Aspetta, che devo andare... guarda, un po'. Sì, ecco. se togli il tappo, mi fai vedere la punta. Guarda, c'è la punta, guarda com'è. Ok, perfetto. Allora, questa è una Fude Pen. Fude significa pennello. Ok. Allora, sempre comunque parliamo un po' di tutto, ma nello stesso tempo... Sì. La fude significa pennello, ok? Queste penne, ok, sono in realtà, se una persona sa leggere comunque in giapponese e vede cosa sta scritto sul pacco, anche quelli che spesso si comprano qui in Italia, va bene? Ma spacciati è una parola sbagliata, non sono spacciati per il manga, ok? Sono anche buoni per il manga. Ma c'è scritto: con questo la vostra calligrafia sarà più bella. Puntano sulla calligrafia, perché per quanto il manga sia popolarissimo in Giappone, tutti i giapponesi, cioè tutti, comunque i giapponesi in genere, hanno parecchie abitudini a scrivere a mano e a scrivere molto bene. Mentre noi spediamo un pacco a una persona scrivendo sopra l'indirizzo con la penna bic, pennarello, quello che ci frega, la cosa, eccetera. Loro, per loro è molto importante far vedere una calligrafia perfetta. È dalla calligrafia che si riconosce una persona intelligente, pratica, che ha studiato. Va bene? Ok? Quindi quella Fude Pen viene venduta soprattutto per persone che scrivono e non che disegnano. Logicamente Fude Pen è un pennello, quindi come pennello noi artisti lo utilizziamo, è molto. Quella che hai preso tu è una versione che quando si scarica, pazienza. La Fude Pen è molto utile perché la puoi tenere appunto in piedi e secondo la tua pressione fai un segno più largo e più sottile. Esatto. Ci sono tante Fude Pen, anche quelle per artisti, colorate e tutto, sono comunque ricaricabili. Quelle ricaricabili sono migliori perché la setola veramente è ottima. Io ho pennelli giapponesi e pennelli italiani, vi assicuro che come compri, mangi, come una cosa di questo tipo esiste, come detto, no? Cioè, comprare un pennello a Tokyo in una cartoleria specializzata come Itoya, ok? E pagarlo 50 euro, un motivo ci deve essere, ok? Questo lo dico perché io sì, mi trovo comunque a spendere certi soldi, ma un amico, per esempio, me l'ha chiesto 2 anni fa, quando sono stato lì l'ultima volta, mi compri questo pennello, io l'ho comprato, e mi ha detto, guarda, costa 50, ne voglio 2. Ho detto, vabbè, nessun problema, tanto. Okay. Perché sono pennelli comunque che ti durano una vita. Allora, tornando comunque a noi, ecco che, un momento, torno di nuovo a Sai, la nostra... Questa è una pagina tipica, va bene? Allora, attenzione, quando sono arrivato in Giappone mi hanno fortemente consigliato di comprare questo tipo di fogli, va bene? Sono fogli standard, ne esistono di diverse ditte, li trovate facilmente su internet. Fate attenzione, comunque sono pacchi su per giù da 20, da 40 o più, dipende comunque dalle ditte, perché adesso ci sono anche parecchie ditte straniere, che non giapponesi, che li fanno. E occhio, perché comunque diciamo che una decina di euro ci starebbe bene per fogli. Occhio che un peso abbastanza ottimale è quello da 135. Poi, e che comunque va bene per il bianco e nero. Oltre ciò,
questo foglio macchina, come vedete, ha dei segni che non appaiono in stampa. Va bene? Allora, io di solito sono abituato a chiedere direttamente cosa ne pensate, però adesso tra Andrea che ne sa di meno e Caerusa che ne sa di più, diciamo che entro subito nel vivo della situazione dicendovi che questa dimensione, eccola qua, sì, è quella classica, la gabbia, che appartiene a tutti, proprio a tutti. Ah, va bene? Sì, sì. Cioè, il manga giapponese, se è circoscritto a una pagina che debba essere stampata, che sia chiaramente stampata bene, che risulti stampata piccola, stampata anche più grande, leggibile, secondo il formato che l'editore sceglie, perché un tankobon, sì, è vero, io per esempio ho di GTO i volumetti piccoli, quelli proprio manga come escono qui nelle edicole, ma ho anche dei volumi più grandi, anche più grandi di questo, di questa grandezza dei manga classici che escono in libreria o al kiosk, in cui le tavole comunque riescono bene, perché sono state fatte in B4, non hanno un'idea di ingrandimento, ok? Logicamente ce l'hanno, ma nessuno se ne accorge, va bene? Così come per i tankobon sono ristretti rispetto alla 4, sono anche più piccoli di un formato bonelliano, ma nello stesso tempo risultano comunque leggibili. Quindi il B4, e credeteci, ragazzi, i giapponesi ne sanno una più del diavolo, okay? Hanno stabilito il modo migliore, anche perché in Giappone, andando con gli schemi che ti sono dati, riesci ad avere più libertà. E questa è una cosa strana da dirsi, cioè esiste un foglio preciso che va rispettato, ok? Ma nello stesso tempo, proprio perché è questo foglio e va rispettato, abbiamo, e possiamo dire grazie, alla possibilità dei manga di uscire fuori e di arrivare fino al limite. Va bene? Giusto. Ok, questo è abbastanza scontato. In tanti probabilmente lo conoscono, o chi anche vedrà il programma dirà, ma sì, questo lo so, ma certo, è chiaro. Questa è la dimensione normale, ok? E io posso andare fuori, ok? Io una vignetta me la posso anche fare così. Posso uscire fuori, certo. Allora vediamo un po', ragazzi. Adesso faccio pure la domanda a Caeru, visto che c'è. Questa è la tavola 1, va bene? Sì, sì. E io ho fatto questo, sì. Poi faccio questa vignetta ed è questa, va bene? E questa è un'altra che esce fuori, okay. Poi ne faccio un'altra ancora. Poi ne faccio un'altra, sì. E poi ne faccio questa. Ok. Allora, qui dentro non ci sono errori, io posso farlo, va bene? Okay. Ma diciamo che un editore comincia ad alzare le antennine e comincia a fare... C'è un punto che non mi piace. Secondo voi che punto è? Puoi scendere un momento? Scusami, rimpicciolisco. Forse le vignette che escono fuori? No, sbagliato lì. No, va benissimo. Si tratta delle vignette che escono fuori. Ho sbagliato lì. No. Si tratta delle vignette che escono fuori. Sì, sulla buona strada. Quale? Quella di sopra o quella di sotto? O entrambe? Hai solo una possibilità. Quella di sotto, poi c'è una successiva che può... Penso quella di sopra, credo. Sbagliato. Sbagliato. Allora, no, ma ti vengo incontro. Perché? Perché adesso io mi sono sbagliato, scusatemi, mi sono sbagliato, no. Perché questa non era la 1, è la 2. Così. Ah, questa è la 2, ok. No, sto scherzando. Nel senso che hai sbagliato, però... con calma, ci stiamo arrivando. A volte scherzando e ridendo certe cose si ricordano di più. No, Andrea, sei sbagliato, è la 2. In questo modo Mirko, zio Lo, c'ha ragione. Perché?
perché faccio una domanda a Mirko. Mirko, la pagina 1, quando inizia proprio il racconto di un numero di Dylan Dog, per esempio, sì, la pagina è a sinistra o a destra? È a destra, qua. A destra. Visto che il manga giapponese si legge invece da destra a sinistra, ma le pagine si susseguono da destra a sinistra, la 1 è semplicissimo, basta che se è il contrario, la risposta è anche al contrario. Ah, è vero. Quale sarà la pagina 1? Sarà quella a sinistra. A okay? Sinistra, certo. Allora, questo cosa vuol dire? No. Che io, se possibile, ok, ma è un forte se possibile, nella pagina 1, torniamo indietro al nostro vecchio 1, ok? Certo, certo. Nella mia pagina, ok, sarà questa parte questa che parte potrà venire fuori, mentre invece questa, che è qui, momento, che è qui, tutta questa parte, di solito l'editore mi dice non ci mettere nulla, non uscire fuori. Perché? E vi faccio vedere perché. Un momento. Ecco. Abbasso il mio schermo. Ditemi se si vede, Mirko, comunque si... Vabbè, cerco, sì. Aspetta, allora, vedete, un momento, che cerco, una pagina in particolare. Tanto per. Allora, cercate di ricordare, va bene? Cercate di ricordare questo. Ti ho avvicinato allora, lo zoom. Sì, no. Sì, sì, ok. Allora, cercate di vedere questo. Voi avete una destra, sì, destra e una sinistra. Sì. In questo caso, il tizio non è uscito fuori dalle vignette, se non questa... Scusatemi, che io vedo al contrario. Questa qui, ok? Sì. La dispari, da adesso sarà chiamata dispari, ok? Va bene? Ci siete? Sì, sì. La sì. Dispari. Il personaggio esce da sotto. Facciamo finta anche che non esca da sotto, non ci frega nulla. Finisce là, capito? Lì dove c'è il mio nome. Ho capito, sì. Osservate, sì. Se noi ragioniamo con il foglio di cui vi ho fatto vedere la parte centrale, che era il rettangolo più interno, questo vuol dire che, scusate, che questa parte bianca, questa parte bianca, è... E qui comincia la nera. Questa parte nera è al centro, però è strano. Qui c'è molto bianco, qui non c'è lo stesso bianco. Eppure la pagina è la stessa, il foglio macchina è lo stesso, tutto parte dal centro e si sviluppa con questi rettangoli che pian piano si ingrandiscono. Questo vuol dire che quando va in stampa le persone non possono arrivare lì in fondo, perché il centro si ruba sempre un bel pezzo. Capito? Quindi vedete che bel pezzo, da qui tutto questo. È tantissimo. Siete d'accordo? È tantissimo, sì. E questa è una rivista che si apre perché è spillata, eh? Giusto, certo. Okay. Perché con le altre da 300-400 pagine, ok, a numero, chiuse... Sì. Capito? Sì. A morsetto, e a volte si vede sì e no la parte centrale, ma quello non importa perché questi sono più numeri che vanno poi a finire al macero da casa propria, insomma, cioè vengono comunque buttati, ottenuti con i numeri speciali. Quindi tornando a noi, sì. Riapro di nuovo la scheda, quindi stiamo vedendo adesso il fatto che io ho il mio blocco di disegno, va bene? Sì, giusto. Eccolo qua. Questa è la 1, va bene? Ok? Questa è la 1. Con la 1 io ho quello spazio del primo quadrato, ho questo spazio che è meglio che non utilizzo, va bene? Queste sono le altre pagine. Ho questo spazio che non posso utilizzare, mentre invece qui tutto il resto... posso fare quello che voglio. No, ok? Giusto. Sì, e sì, quindi nel manga posso andare ovunque, però basta che sia fino qua. Si può anche andare di qua, non è escluso, ma qua non ci metti nulla, non ci metti un balloon.
capito? Ok, niente, giusto. La lettura di un manga viene fatta di solito cercando, anche su questo per i name, ricordatevene, di tenere sempre d'occhio, e questo non so se qualcuno l'abbia mai detto, di tenere sempre d'occhio che almeno questo lato di Balloon non sia troppo qui. Perché? Perché, come dire, è preferibile, ok? Visto che il manga non viene mai aperto proprio del tutto, ok? Di evitare che il lettore faccia così con il manga per leggere quello che è ricurvo, okay? Nel disegno. Giusto. Va bene? Quindi, quando è possibile? Quando c'è botta e risposta nella stessa vignetta e la cosa non si riesce, per esempio, una vignetta tipica, i due stanno parlando, no? Va bene? Uno tenderebbe, se questa vignetta, o che comunque, anche se è allungata, non fa niente, a fare così e a fare così, no? Parla uno e parla l'altro. Cercate di fare così e l'altro così, o addirittura così per l'altro, ok? A questa parte, in genere, cercate, diventa una lettura più semplice. Mettiamo sempre, anche se parte di qua, cerchiamo sempre di tener conto, capito, del nostro manga. Cioè, se si può fare, fatelo. Se non si può fare, pazienza. Va bene? Diceva Serena, ma che programma stai usando? Io sto usando Sai. È un programma, sì, di solito, questo adesso io non sono nel mio studio, niente, in questo computer sì, ho anche Clip Studio Paint, però Sai è un programma veramente molto semplice, non ha assolutamente nulla, ed è il primo programma giapponese che è stato più utilizzato nel tempo. Cioè, io quando era ancora una versione beta ho cominciato a usare questa, perché la usavano tutti. Okay. E quindi niente, è praticamente in tutti i computer che ho. Però tra l'altro è di facile comprensione, piuttosto che un Photoshop, piuttosto che un Clip Studio Paint. Immagino che per, almeno comunque con gli studenti, di solito è molto wakaria, è molto facile da comprendere, ok? Allora, quindi torniamo un istante a noi però. Questo è un altro fattore importante di cui tenere conto. Okay. Abbiamo detto, ci siamo detti, no? Cioè, questo è quello centrale. Okay. E quello esterno del foglio, qual è? Chiedo a Serena, chiedo a Kaeru, no? O almeno non lo so, penso che lo sappia benissimo. Però, per esempio, Andrea probabilmente non lo saprà. Qual è il limite? Io qui vedo ancora altre due linee, ne vedo una e ne vedo un'altra. Qual è il limite del foglio? Il secondo, quella a sinistra, scusa, a me a sinistra, dei due puntini che ho segnato, o delle due lineette, quella che è a te a sinistra, a me a sinistra, e quella di destra che serve? Bella domanda. No. Perché l'utilizzo è lo stesso. Allora, bando alle chance, perché comunque abbiamo veramente tanto da dire, proprio tantissimo. Allora, né una né l'altra. Né una né l'altra. Allora, vi spiego. Allora, io, per esempio, sto andando a... vediamo uno più semplice. No, questo è proprio incasinato. Margine di taglio. Andrea, vedi, qua Rosella ha detto margine di taglio e margine di sicurezza? Si chiamano? Sì, okay. Possiamo considerarli così. Cioè, un attimo, che ho preso la 5. Right, un'altra. L'ultima linea è lo trasbordo di foglio prestato. Allora, sì, comunque sarà più semplice dire così. Allora, questo è il primo riquadro. Questo è il primo riquadro che è un classico. Ok. Questo mi indica che da qui... Sì. Assolutamente niente di importante. Anche qui, comunque, si può arrivare, eccetera. Ma oltre questa linea, tutto questo può darsi che sia sacrificato. No. Andare oltre la seconda è proprio inutile. La stampa può venire da qui a qui secondo la tipografia. Quindi serve semplicemente per evitare che... questo è un foglio di un manga... che qui nella vignetta di questo che sta parlando, sì, okay, risulti
una minima traccia di bianco. Che è una cosa che assolutamente non deve esserci. Non deve esserci, ok. Quindi si continua fino a qui. C'è chi continua fino a metà anche, perché meno male, metà va bene lo stesso. Però se sei uno, va oltre. Se invece sei uno di quelli che va oltre, ti becchi una pacca sulla schiena un po' forte dall'editore. Nella serie, non perdere tempo, tutto questo non serve. Ok? Ok. Va bene? Sì. Quindi bisogna fermarsi proprio lì, a quell'ultima, ok? Per essere sicuri. All'ultima. Però una volta che ti impratichisci con l'editore e sai che arriva sempre lì, a meno che non cambi la tipografia, lui stesso lo sa e tu stesso lo sai, perché un editore legge comunque il tuo manga, perché è come se fosse il tuo agente, capito? Ah, lo è indirettamente, perché tu prendi i soldi e i soldi te li dà. E anche questa è una cosa molto simpatica, perché c'è molto da dire, ci sarebbe tantissimo da dire. Cioè, per esempio, una cosa tipica della gavetta, proprio la gavetta quella vera, è quella di presentarsi, far vedere i propri manga già realizzati, anche con l'ottica di altre case editrici. Al che, per esempio, se sono in una rivista di manga comici o serio d'avventura, sempre meglio portare con quello stile. Però troppo difficilmente l'editore ti accetterà con quelli, perché sicuramente qualcosa non va, o comunque te lo deve dire. Allora, due sono le opzioni: o ti chiede di diventare assistente, cosa molto probabile, perché gli assistenti sono oro, ok? E in un certo senso, così come nei Boy Scout, quando sono stato scout anche io, il posto di vice capo squadriglia è il posto migliore, perché non è capo squadriglia, quindi non sei responsabile, sei vice, ok? Però non sei neanche il terzo o il quarto di squadriglia, cioè il tuo potere, ok? L'assistente è una persona che viene presa per lavorare, fa le sue ore, viene ben pagata comunque, perché viene pagata, ok? Si fa comunque il suo stipendio, e spesso l'editore porta veramente dolci, dolcini, regali, eccetera, eccetera, per spronarvi alla morte il prima possibile. Ed è veramente oro. Quando un fumettista, cioè un mangaka, finisce, nel senso che il suo manga non va, ok, e non ha più bisogno di assistenti, subito gli assistenti trovano lavoro o con lo stesso editore che li sposta da un altro, oppure semplicemente gli assistenti si conoscono un po' tutti quanti, quindi riescono bene o male a trovare lavoro. Il lavoro del mangaka è veramente un lavoro molto difficile, di responsabilità, soprattutto se si hanno degli assistenti. Certo. Ma comunque andiamo avanti. Se l'editore ti dice che va bene, ok, tu porterai altri manga, va bene? No. Lui ti dirà magari fammela da 8, da 10, da 12 pagine. Cosa succede? Nel momento in cui lo prende, una cosa simpatica è che ti chiede il tuo conto bancario. Veramente? Capito? Da noi è impossibile, cioè, capito? Te lo porti, ma mi piace, non lo so se lo pubblico, però dammi il tuo conto bancario. Perché? Perché in una casa editrice spesso e volentieri c'è bisogno di storie che poi non diventano volumetti, ok? Che cominciano, che servono a riempire, perché noi siamo abituati che nei grossi volumi troviamo tante serie per tanti manga poi serializzati, ma in realtà ci sono tante riviste che in realtà non pensano a tankobon, ma pensano proprio a riviste di fumetto, va bene? Come quelle per esempio d'orrore. In estate si fanno un sacco di riviste d'orrore, ok? Perché l'orrore crea brivido, il brivido frescura, e quindi lì l'editore non sceglie, cioè dopo che li ha prese le tue tavole, le ha messe in busta, segna sopra il nome, ok? Mette dentro appunto tipo il tuo contatto e scrive sopra il numero delle pagine, 8 o 10 o 12, ok? Quindi può capitare che ci manca una da 8, aspetta, una da 8, una da 8, una da 8, una da 8, poi prendo questa e metto questa. È una cosa abbastanza fortuita per certe case editrici poter lavorare, ok?
questo quando si lavora da sé e quando si fa veramente la gavetta. Bisogna cercare con lanternino, ma non è difficile, proprio questo tipo di riviste del momento, che durano 2 mesi, 3 mesi, ok? Ripeto, sì. Soprattutto d'estate, fioccano tantissimo. Allora, tornando a noi, quindi l'editore sì. Preferisce questo tipo di risultato. Vediamo adesso, allora, quindi vi ho detto del P4, Nemo in questo modo, vediamo già qualche altra immagine. Allora, sempre come vi ho mostrato prima. Sì. Qui ci sono dei Nemu su foglio di Conan e il manga poi stampato. Allora, i Nemu non è necessario farli perfetti, va bene? Mm-hmm. Con l'editore, all'editore quello che importa è anche, cioè non serve fare un lavoro perfetto, anzi a volte è anche negativo. Perché è come dargli una sorta di shitagaki, cioè di bozzetti, le matite, come dargli delle matite. Parliamo a termini, quasi comprensibili per tutti. Cioè, gli stai dando una matita su cui ci sono tutte le pieghe dei vestiti, c'è praticamente di tutto. Sì, sì. E se lui ti dà delle correzioni da fare, cosa che succede spesso, ok? Poi tu devi andare a cancellare con le matite, invece no, se c'è un buon rapporto, poi logicamente dipende anche dal rapporto che si ha con un editore, però già da subito l'approccio dell'editore è vedere dei Nemu semplicemente abbozzati, a volte anche solo con i tondini, con un testo anche che possa essere leggibile, va bene? Perché poi le matite le vedrà. Va bene, sì. Ma il potere della scrittura, il potere di quello che tu vuoi rappresentare, di come lo stai raccontando, quella è la principale opera, capito? Okay. I Nemu devono essere freschi, devono essere come una regia di un film, devono correre e devono andare lentamente, devono essere fluidi, devono essere pesanti secondo l'atmosfera all'interno del fumetto, e questa è una cosa molto importante. Si deve dare molto peso alla storia e a come viene raccontata. A volte ci si chiede quello è più bravo di quello, quello è meno bravo di quello. Attenzione, ci sono delle sensazioni dei personaggi, degli sguardi, dei momenti, eccetera, in cui un mangaka rispetto a un altro, che disegna magari anche molto bene, realisticamente, delle scene d'azione incredibili, viene considerato più bravo. Uno, perché la spontaneità la gente la riconosce e l'apprezza, va bene? E questo è un punto veramente molto importante. Secondo, anche il fatto che riesca non solo con poco, ma riesca a dimostrare quello che c'è nei personaggi, ok? Piuttosto che essere leziosi. Per cui già partendo dai Nemu, con una mano fluida, con un'apertura proprio sincera nel modo di raccontare, ci sono molti editori che ti dicono wow, perfetto. E a volte capita, perché io mi sono trovato, e questa è anche un'altra cosa molto importante da dire, Nemu non si può imparare da un giorno all'altro, purtroppo. Una cosa veramente necessaria è quella di fare esperienza. Leggere manga, logico, è molto importante, quella è una base, va bene? Però, sì, ok, leggi manga, chiudi, pensi di aver capito e vai a disegnare. Però fatti uno studio dei manga, guardati le pagine, disegnati solo lo schema delle vignette, le vignette vuote, ok? E guarda un po' come vanno, ok? Questo da autodidatta può essere comunque una cosa molto buona, mentre invece se ti limiti a leggerli soltanto e pensare di capire a quello che si può fare, che ormai tu, è chiaro, la vignetta, se può uscire fuori, esco fuori, è sbagliatissimo, perché pensate, servono, ma lo dico così, magari esagero, perché dipende poi da persona a persona, da insegnante a insegnante. Per fare dei Nemu buoni sono necessari per i giapponesi 10 anni almeno. Infatti. Cioè, i Nemu sono un'arte, ok? Quindi nel momento in cui tu leggi un manga, ok? Per esempio,
Urasawa no Ki, sensei, che è veramente grandissimo. Io lo vedo, sì, capisco, però immaginate com'è un assistente quando si trova a parlare con lui, a sentire le sue motivazioni. Così come con un editore, perché l'editore quando parla al mangaka, gli assistenti hanno le orecchie bene attente, sembrano antenne. Perché l'editore è comunque una persona che è competente, è stato scelto per quella sua competenza, di capire. Perché ormai, per esempio, il mio primo editore che ho avuto, che ha visto le mie tavole, stava quasi per andare in pensione. Ok? Quindi voi immaginate un po' quello quante ne ha viste e quante ne ha corrette. Pensate una volta a me, portai un manga dove c'era un balloon e io non scrivevo sempre i miei manga con un'amica giapponese che scriveva romanzi. Ah, ok. E quindi io inventavo le storie, le raccontavo a lei, oppure prendevo, se era una commissione, così come dico sempre, di un supermercato, di parlare sullo sconto del pesce che ci sarà da martedì a giovedì, tu lo devi illustrare. Sì. Allora lì vedevo, leggevo, però era lei a sistemare, cioè davo a lei comunque tutto lo scritto, va bene? Scenario, eccetera. Mentre invece in altre occasioni facevo io quello che raccontava la storia e lei lo metteva su lettere, frasi, sì, ok? Sì, sì, sì. Però appunto sempre non tutto. Quindi io davo comunque le tavole, lei metteva il testo e io le portavo. Tranne i suoni onomatopeici, tranne le scritte sui palazzi, tranne lì dove non serve, per esempio un punto interrogativo. Ci siamo? Okay. Una volta ho fatto una sorpresa un po' interrogativa di un personaggio e ho fatto il classico punto interrogativo, punto esclamativo. Ok? Va bene? Sì. Venne e disse, voi occidentali, qui siamo in Giappone, questo si scrive al contrario. Ah. Adesso non sono, diciamo, sono sempre tenuto sul fatto che stiamo facendo una live. Certo. Però questa è una cosa che tipo A, E, I, O, U, A, I, U, E, O, che ormai tra il giapponese e l'italiano io non so quale sia quella italiana e quella giapponese, uno e uno e l'altro, non lo so. quindi immaginate un po', anche ci sono dei dettagli su cui l'editore andrà comunque a correggerti, ma nello stesso tempo non è necessario esagerare troppo nei Nemo. Ok, vediamo ancora altro. Allora, ecco qui entriamo anche in un altro discorso, e cioè una cosa che questo è un Nemo che non va considerato, ok? Va bene? Non va considerato. Ok. Allora, cercate di seguirmi. Sì. Perché io comunque sono, come dire, ho avuto sorprese a un paio di eventi con cari amici che sono praticamente fratellini minori per me a livello solo di età. Di età. Ma qui in zona, ok? In zona, perché siamo pugliesi come me, sia di Bari che provincia, eccetera. Eventi in cui mi sono interfacciato con loro. E ho notato una cosa molto interessante, cioè che lavorano su una tavola, cioè ricevono la sceneggiatura e disegnano tavola per tavola. Per i manga è una cosa che non esiste. Partendo già dai Nemo, le tavole, come vedete in questa illustrazione, le tavole sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, questi sono montati male, perché appunto la 1 in realtà... Questa dovrebbe essere la 2, questa è la 3, ok? E via dicendo. Va bene? Perché la 1 sta prima. Ho detto, non considerate questo. Semplicemente non so neanche perché. Però è tanto per tirarvi, quasi per farvi capire una cosa. Cioè, vedete, sono separate queste tavole. Perché sono separate? Perché riguardano, sono a 2, a 2 e a 2. Va bene? Ok? Sì, sono sempre a due. Quando l'editore per la prima volta mi sono ho portato comunque già un mio manga,
me lo bocciò subito, perché aveva già notato che un editore italiano, per dire, legge un fumetto italiano leggendo la prima pagina, poi lo toglie, legge la seconda, poi toglie la seconda, legge la terza. Lui cosa ha fatto invece? Lui, avendo comunque il plico davanti degli originali, ha letto la prima e l'ha messa via, accanto. Ha preso la seconda e l'ha messa sopra la prima, va bene? Per vedere la seconda e la terza dispari a pari, ok? Insieme. Per vedere la fluidità sulle due tavole. Che io non riuscivo a capire. E lui mi ha detto, ma tu quando controlli fai Nemo? Fai il Nemo di due pagine, cioè di quelle del futuro che andranno poi una accanto all'altra? E io gli ho detto no. Ok, adesso per molti è scontato questo, ok? Perché già se ne è parlato, va bene? Però in effetti questa è una cosa molto importante, perché i Nemo devono essere pensati già come le pagine che poi finali si devono avvicinare una all'altra, va bene? Perciò quando si fa un Nemo, ok, se ne fanno sempre due. Momento che sì, qui non si vedono. No, questa è una. Guarda, ho preso tutte da una. Comunque, vengono fatte da due, così come abbiamo visto prima quella di Conan. Sì. Va bene? Ok. Sì. Ah, comunque questa penso che sia da due. Ah no, era sempre la stessa. Va bene. Comunque devono essere praticamente due. Ok? Mm-hmm. Allora. Sempre due. Ecco così. Ok, eccolo qua. Allora, cosa succede? Perché avendone due possiamo bilanciare meglio, ok? Quali saranno le nostre vignette. E un editore la deve vedere così. Quindi anche su un quaderno, così va bene presentarglielo. Sempre una volta che si ha una certa confidenza. Con i Nemo in questo modo si può anche evitare di far vedere dove sarà più grande e dove sarà più piccola, va bene? E anche far vedere nel complesso molti dettagli, tipo per esempio la borsa che si vede qui. Va bene? Ecco. Sì, sì. Okay. Sì. Lì dove ci possono essere delle linee, perché non mi vengono i nomi, purtroppo io sono così quando sono davanti a un live, le linee cinetiche. Quando ci sono comunque delle linee cinetiche, basta farle appena appena, ok? Però vedete qui quanto è ben scritto il testo, va bene? Sì, si vede. Mm? Quindi sì. Comunque il nostro editore deve riuscire comunque a capire di che cosa sta parlando. Giusto, va bene? Capire, e sì, ti certo. Deve riuscire a seguire. Che poi il personaggino lo fai più come ti viene, ok? Questo non è importante, l'importante è che dimostri comunque l'espressione che devi avere. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Logico, per esempio, il fondo può anche essere nero. Allora, torniamo di nuovo a noi. Questa è una domanda che faccio a Mirko. Okay? Allora, prima abbiamo detto pari e dispari. Pari e dispari. Questa è una pari o una dispari? Allora, sinistra. E voi non scrivete nulla, eh? Deve dirlo lui. Vediamo un po'. Però comunque pensateci, perché Kaeru ci sa arrivare, perché comunque anche lui è un disegnatore manga. Ma nello stesso tempo Andrea probabilmente, Mirko, tu, non so chi altro, Serena. No, Serena mi sa che cerca su e ci arriva. Allora, no, dimmi. Questo è dispari, hai detto. Dovrebbe essere una dispari. Allora, la dispari dove la trovi? A sinistra o a destra? In un manga, la dispari è a sinistra o a destra? A destra, il contrario, a destra dovrebbe essere. No. A destra trovi Dylan Dog, la prima. Ah no, a sinistra, scusami, è vero. A sinistra, ok. Sì, scusa, sì. Quindi, no, non ti preoccupare, anche tu sei... Tu lo sai, sono molto occidentale, purtroppo. Sì, no, non ti preoccupare, tranquillo. Comunque,
è proprio questo, cioè molto riuscire a portare, capito? Anche, bravo, anche per esempio Andrea, no, queste cose non le sapevo, io mi chiederei, Andrea, tu c'eri arrivato oppure no? Puoi scrivere, c'ero arrivato oppure no? Ho sbagliato come Mirko, però perché? No, ma non ti preoccupare, perché questa tavola è una tavola pari, perché ha il bordo a sinistra, cavolo, è vero. Il bordo a sinistra che è completamente libero, giusto, va bene. Inoltre mi sono non ti preoccupare, guarda, io tu ti confondi, perché a parte che ascolti una cosa nuova e ci devi arrivare subito, mentre per me è scontato, però tu fai un sacco di live e tu sei stanco, io ne faccio molti di meno e sono sempre agitato quindi anch'io ogni tanto dico fischi per fiaschi, o comunque non mi viene una parola, è terribile, guarda. Ok, allora, quindi vedete, questo significa che questo lato, ok, questo sarà vuoto, ok? E qui di sicuro sarà andato oltre, non so, però vedete che bella distanza c'è dalla linea con il testo? Sì, perché tu hai detto bisogna dare anche spazio e armonia per leggere bene il testo, quindi in quella posizione è quella ideale, il testo, sì, il balloon, insomma, come lo chiamate voi. Sì, sì, sì. E, occhio, sarà anche un dettaglio nelle linee verticali lo spazio è minore rispetto a quelle orizzontali, che è più largo, va bene? Ah, ok, ho capito. Ok, orizzontale è più grande, quindi verticale è più piccolo, ok. Sì, okay. Bene. Ok. Ma è sempre così o no? Ma guarda, è sempre così. Ah, è sempre. Questo se proprio, visto che si tratta appunto di una lezione per dilettanti o per gente che già ne conosce di cose, ma non anche quel particolare in più che magari stasera ho detto poteva non essere conosciuto. Dicevi? Giusto. Io sono dilettante, quindi lo sapete, insomma, l'avete capito. Allo sbaraglio. Poverino. Ecco, vedete, questa è una splash page. Ah, cioè, quanto è bella! Bellissima, eh? Oh, è stupendo questo. Sì, molto, molto bello. Ma no. E, allora, qui, ecco, qui diciamo che io l'ho trovata cercando qualcosa che potesse essere chiaro per spiegarvi, giusto, che se questa è una tavola intera che ha tutto il, non lo è in realtà, cioè nel senso che sicuramente è stata ritagliata e messa vicina per rendersene conto, e probabilmente il manga è stato anche aperto, però è stata un rischio perché essendo questa la parte centrale, vedete questo personaggino come rischia di brutto, si vede bene, sì. Quindi io non so questo manga come è stato stampato, e credo che sia stato praticamente aperto il volumetto, tolte le pagine e avvicinate. Però in genere a me l'editore questo tipo di cose me ne ha sempre fatte perdere. Sì, e a volte scappano. Ok, sì. Sgridato, propriamente sgridato. Sgridato. E ne ho avute tante di pacche un po' forti sulla schiena. Poi finite comunque a tarallucci e vino, o a tempura e sushi se vogliamo. Allora, sì, occhio, la tavola comunque deve essere abbastanza leggibile. Va bene? Bello, bella anche questa, sì. Però occhio sempre alla semplice lettura, va bene? Questo è un bozzetto, quindi sarà comunque aggiustato, sarà molto più riconoscibile, avrà comunque le linee che separano, eccetera. Poi noi non conosciamo la storia, però vedete come subito agli occhi appare un po' incasinata, capito? Quindi cercare sempre il più possibile di considerare l'editore, che sa comunque qual è il cliente finale, cioè il lettore, a fare quello che per esempio mi è stato detto, e cioè, Andrea, ricordati che il lettore è peggio di un bambino, ok?
devi portarlo mano a mano, deve essere leggibile, è pretenzioso su ogni cosa, cioè pretende ogni cosa che tu fai, che sia semplice, che sia leggibile, eccetera. Ricordati che ci sono gli Anketo sono i commenti dei lettori, questo mi è piaciuto, questo non mi è piaciuto, e quindi può essere molto negativo avere una cosa, cioè un giudizio negativo, va bene? Poi ci sono ancora altre diverse cose che andrebbero considerate. Allora, sì, cercando di metterla come... Allora, la metto parecchio sul semplice, senza entrare troppo nel tecnico. Però può essere simpatico anche avere una chiave di lettura differente a quella che in tanti adesso conoscono e che trattano in maniera tecnica. E cioè... il modo di raccontare la storia. Il modo di raccontare la storia in Giappone non è veramente prestabilita. Esiste una sorta di pattern, cioè un sistema, un modo di fare, che divide comunque sostanzialmente una storia, e quindi partendo da Neino e dalla stessa storia, da quattro elementi principali. Allora, c'è un tanto parlare di noi occidentali che ne mettiamo di meno, ci sono altri che ne mettono di più, e i giapponesi invece ne mettono quattro, come se quattro fosse Dio sceso in terra. Allora, non è vero, diciamo che in tutti i fumetti, in tutti i racconti, in tutti i film, come fai a non mettere i protagonisti? In tutti c'è. Quindi è un fattore che non puoi escludere, perché sennò di chi stiamo parlando? Okay? Quindi fermarsi semplicemente all'idea che ci sia uno schema dove, punto uno, i protagonisti è l'ambientazione. Ha fatto la scoperta dell'America. Cioè tutto, anche in tre parti, probabilmente, in una di queste parti ce ne sono due o tre. Così come anche in queste quattro parti, così dette, di stile giapponese, magari sono sei o sette, quindi non bisogna fermarsi a questo, bisogna fermarsi comunque agli elementi che sono, ve lo dico come mi è stato raccontato a me, esattamente, anche perché magari è un altro modo di spiegarlo, che per quanto riguarda me nasce proprio dall'esperienza, cioè io mi trovo appunto, immaginate, in una casa editrice e l'editore che poi momento buono ci si vedeva verso le 11 di sera, praticamente, cioè in sede, nella casa editrice, alle 11 di sera. Orario parecchio tipico per stare con calma, parlare, eccetera. Ma tante volte, a volte anche le 10 comunque, a volte diciamo difficilmente la mattina, difficilmente il pomeriggio, perché loro comunque lavorano per altre cose, vanno a prendere le tavole, adesso magari di meno, visto che le spedizioni diventano sempre maggiori, però diciamo che il mondo del manga è cambiato parecchio, è diventato, se vogliamo, anche molto molto più commerciale, e una crisi, perché non porta nulla una cosa di questo tipo, ma sono aumentati comunque quelli che vanno, che non sono propriamente editori, ma che vanno semplicemente a raccogliere le tavole, ok? Perché è inutile tornare il giorno dopo quando aveva comunque dei ritocchi da fare il mangaka. Prima invece si occupavano, cioè tornavano di nuovo, capito? Oppure aspettavano che le correzioni fossero fatte, magari perdevano due, tre ore, ma la consegna deve essere oggi, perché dovremmo andare in stampa, dovrebbe essere dato tutto in redazione, e tra tre giorni andiamo in stampa, ok? Allora, dicevo, venne a me e disse, Andrea, dovresti cercare, non che tu non lo faccia, ma dovresti cercare sempre di inquadrare bene i momenti. E cioè, noi di solito facciamo uno schema classico in quattro parti. Te lo racconto. Quindi, perché comunque il mio livello di giapponese, sì, era colloquiale, ma tecnicamente, ok, con dei concetti nuovi, con lo straniero, con Andrea Kun, bisognava avere un attimo di pazienza. Più volte facevo, vabbè, allora andiamo lentamente. Allora lui disse, il primo è l'ambientazione.
i personaggi, va bene? Quindi immaginiamo, si vede che c'è la scuola, si vedono gli studenti che stanno entrando a scuola, c'è chi saluta l'altro, chi non saluta l'altro, eccetera, eccetera. Si vede comunque l'interesse di un ragazzo per una ragazza, la ragazza forse innamorata, forse no, non si sa, lui è veramente innamorato cotto, va bene? Sì, sì. E c'è un gruppo però, c'è un gruppo anche di altri ragazzi. Punto 2. Il problema. Lui disse proprio, mondai, per farmi capire, no? Il problema. Il problema è che un gruppo di cattivi rapisce la ragazza. Non si sa che cosa vogliano farne, ok? Possiamo solo immaginarlo, va bene? E la portano in un posto segreto, a scuola, per esempio. E questo, diciamo, che è il punto 2. Anche questo può essere lungo, può avere tutte le fasi che si vogliono avere. Questo punto, che è il secondo, continua in modo che lui si sia accorto che lei non c'è. Vede che manca lei, c'è la cartella, la cosa è strana, e comincia a cercarla. La cerca con un amico, non con un amico, la cerca e la trova. Va bene? Questo è il problema. Lui, il nostro protagonista, capisce che c'è un problema. Porca miseria. Poi c'è il punto 3, che si chiama la risoluzione del problema. Il ragazzo deve liberarla. Va bene? Farà in qualche modo per cui riesce a farlo. Punto 4, il finale. Il finale lo fai come cavolo più ti pare. Magari si abbracciano, si capiscono, oppure lei la ringrazia e basta e se ne va e lo lascia di stucco. Cioè, è tutto un campo aperto. Però diciamo che sono questi. E mi fece. Qual è, e chiedo a te Mirko, qual è il punto più importante? Se punto importante c'è. Personaggi, problema, risoluzione del problema, finale. Qual è tra questi quattro elementi un punto, cioè il punto che potrebbe essere considerato il più importante? Mirko, a te. 1, 2, 3 o 4. Scegli la busta. Ma secondo me i personaggi sono importanti, no? Io mi affeziono. Tutti sono importanti. No, su quello su tutti. Tutti. Non puoi escludere uno di questi elementi. Così come nel problema che il ragazzo arrivi a capire, perché lui è il protagonista, quindi tutto quello che avviene prima, che è un problema, perché la ragazza viene rapita così, colà, si ribella, eccetera, 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 sì. Non è ancora, nasce il problema, ma non è ancora il pieno problema, perché il problema deve comparire, ok? Magari, non dico alla fine, no, per carità, questo è sbagliato dirlo, se il ragazzo è il protagonista che avverte, quindi il lettore che avverte, l'ampiezza del problema, capito? Mentre prima si limitava solo a leggerne gli effetti, cioè il motivo scatenante. Allora, quindi 1, 2, 3 o 4? Vabbè, lasciamo stare, Mirko, tu come me sei lì. Andrea, o comunque Serena, Caeru, spero bene che lo sappia. Allora, qual è l'elemento? Potete scrivere, anche chi non ho nominato può provare a scrivere. Vediamo un po'. Secondo voi? No, ma Mirko, lascia stare, fai scrivere gli altri. Vediamo un po' che cosa... Io vedo se riesco a... Io direi la risoluzione del problema, ha detto Serena. Perfetto, Serena, bravissimo, bravissimo. Sì, la risoluzione del problema. Perché c'è in questo? Ma lo sapevi oppure l'hai pensato, quindi ragionato, ci sei arrivata in questo momento? Non lo so. Penso che lo sa. Mo ti rispondo. La battuta di Andrea è bellissima. Peccato. Allora sì. Ma Eiichiro Oda potrebbe dissentire, giusto? Eh sì, appunto. Eiichiro Oda. Comunque, allora... dicevo, sì, perché la risoluzione del problema? Perché è la fase in cui in cui il protagonista deve stupire, deve sorprendere, deve far alzare in piedi il lettore, deve dire, porca miseria, che idea,
ok? Per andare contro di loro, picchiarli e basta, non è quello. Lui come risolve? È debole? È forte, è troppo scontato. È debole? È debole, cosa fa? Prende una spranga? Capito? No, l'inganna, bellissimo, ma come l'inganna? Ci arriva anche il lettore che probabilmente lo vede già come personaggio, ormai lo conosce, l'ha evidenziato, l'ha individuato, perché comunque è stato evidenziato così, e quindi il lettore ormai ha già lo schema del personaggio. Ma come si inventa? Allora, prima di tenervi troppo con il tempo, sì, vi dico subito, non è necessario che siano 1, 2, 3, 4, perché si può anche iniziare col 4, 2, 3, 1, oppure il 3, 2, 1, 4, cioè la formula è fatta così, ok? Io, per esempio, e nei manga è una cosa che succede spesso, io per esempio ho iniziato una storia, un Nemo, in cui la prima scena era un coltello nella pancia di un altro, dove si vedeva solo una mano, sì, quindi un uomo che colpiva nello stomaco un'altra persona. Sì. Va bene? Sì. Cosa è successo? È successo che subito dopo si vede che sono in un parco e c'è la polizia, ok, che grida. E qui abbiamo sentito dei rumori, deve essere da questa parte, ok? L'uomo scappa, va bene? Inizia a scappare, sì, vede i poliziotti che lo stanno per arrestare, immediatamente si uccide e muore. Si uccide, ok? Sì. Questo è un modo brusco di iniziare. Non stiamo presentando nessun protagonista, perché qui stiamo parlando di due morti, ok? Sì. Sì. E non riprenderemo la storia con su scritto 10 anni fa, ok? Ok. Va bene? Allora, cosa colpisce? Anche il primo punto, che non possiamo definirlo presentazione dei personaggi, ok? Non possiamo definirlo il problema, non possiamo definire, al massimo possiamo definire finale, ecco, proprio, ok? Eppure è una sorpresa, che non vi rivelo. No, solo per una questione di tempo. Però, capite? Sì. Un mio manga di Lupin che non è stato accettato aveva come risoluzione del problema, ma no, anzi, uno in particolare aveva come risoluzione del problema il punto 3. In quanto, cerco di raccontarla brevemente. Il club degli assassini, il bar degli assassini, è un bar dove le persone ricevono un invito, sì, per recarsi in questo bar. E chi lo riceve sa di incontrare un nemico che può uccidere o essere ucciso, va bene? È una vendetta, c'è qualcuno che si vuole vendicare, ok? Lupin ha ricevuto l'invito, sì, va bene? Sì. Quindi qualcuno lo vuole morto, probabilmente, e va con Fujiko e Jigen. Quando entrano nel bar, tutti sono incappucciati con teschi di morto, eccetera, eccetera, si racconta, cioè arriva Lupin al bar e tutti i cocktail sono tutti nomi particolari di questo tipo la morte, la vendetta, eccetera, eccetera. C'è uno accanto che ordina e Lupin riconosce la voce. Sei tu. Si alza, prende la pistola, l'altro prende la pistola e se la puntano uno con l'altro. E l'altro dice, ma è inutile che mi punti la pistola, tanto so che non mi ammazzerai mai, tu sei un buono, ok? Non farai mai una cosa di questo tipo. E Lupin, contrariamente a quello che vorrebbe fare, abbandona il bar, sale in auto e dice, cioè, e Jigen chiede, ma perché non l'hai ucciso? Per quale motivo avresti dovuto ucciderlo o lui uccidere te?
Cioè, molti anni fa, prima di conoscere voi come banda, avevo un altro gruppo. C'era una ragazza, che era la ragazza di uno di loro, sì, non di Lupin, che aspettava in auto, e loro dovevano fare un colpo. Ed erano in tre. Tre uomini e una donna. Di cui la donna era con un ragazzo. Loro fanno il furto, si trovano sul palazzo, wow, ce l'abbiamo fatta, bellissimo, bellissimo. Uno di loro spara a un compagno. Va bene? E Lupin dice, come l'hai ammazzato? Ma fai schifo proprio, cioè, chi sei? Sì, e muori anche tu, voglio tutto. E spara anche a Lupin. Lupin fortunatamente si salva. Questo scompare. Un giorno, qualche giorno prima di ricevere il messaggio, ecco che dopo tanti anni trova che un grande magnate ha investito una cifra enorme e si vede la faccia del magnate e del il loro amico, ex cosa, no? Ed ecco che riceve, è uscito fuori, adesso sa chi è e chi non è, capito? Mm-hmm. E dice, va bene, allora se lo volevi uccidere, certo, con tutto il mio cuore, l'avrei ucciso subito in quel momento. Cioè, perché non l'hai fatto? Perché non gli ho mandato io l'invito. Lupin l'ha ricevuto. Di solito uno lo manda e l'altro lo riceve. Ok? E poi chi vince, vince. Va bene? Quindi Lupin l'ha ricevuto, ma non è stato quello a mandarlo. Allora dice, scusami un momento, se non sei stato tu a mandarlo, chi l'ha mandato? E si vede l'ultima tavola, proprio l'ultima tavola, in cui c'è questo che sta per accingersi a bere, e il barman alza la maschera ed è la titolare del bar, che è la ragazza del primo che era morto. Era lei che aspettava con la macchina giù i compagni per scappare. Quindi anche lei ha trovato il giornale, anche lei, insomma, quello alza solo gli occhi, la riconosce e non si dice nulla, morirà, capito? Quindi la risoluzione del problema, se vogliamo la sorpresa che c'è, io l'ho messa solo nell'ultima tavola. Capito? Ed è quello che il lettore, andando, leggendo, facendo, eccetera, eccetera, arriva e dice, bello, mi è piaciuto, capito? Perché sei arrivato alla fine, perché hai letto comunque un racconto interessante. Gingin ha fatto la domanda e Lupin ha risposto, non ho mandato io il bigliettino a lui. Allora Gingin fa, scusa, se tu l'hai ricevuto, anche lui l'ha ricevuto, chi l'ha mandato? È una figata. Un'altra invece che non è andata, scusatemi, ma questo per farvi capire come va strutturato. Questo. Mi piace. Vi prendo ancora altri 2 o 3 minuti. Vai. Allora, c'è, questa non è andata, perché purtroppo non poteva andare, peccato. Si vede un Luna Park di sera e 4 figure nel buio che corrono, ed è la banda Lupin, senza delegato. Dietro di loro ci sono altri 4 personaggi. Ok? Altri 4 cattivi che stranamente assomigliano tutti quanti. Il furbo, quindi come Lupin, il samurai, il pistolero e la donna. Misteriosa. Entrano nel Luna Park, ok? E si vede nella prima scena, si scontrano praticamente in tutta la storia due, i loro pari, ok? Quindi loro, Lupin fa, sparpagliamoci, ok? E si sparpagliano. Quelli anche guardano, sono leggermente più goffi, però anche loro tenderanno, perché poi parleranno dicendo siamo noi che diventeremo come la banda Lupin, quindi ammazziamo voi e noi saremo i ladri maggiori, no? Ma questo lo dicono poi nel testo piano piano, ma ve lo concludo così. Allora si sparpagliano anche loro, Gigan trova questo qua, si mettono davanti tutti e 2 pistolieri, questo di aspetto molto più western, con 2 pistole, capito, bella attrezzato, c'è la Gigan con la sua. Si scontrano. Ok? Questo in 2 pagine, cioè tutto quel climax della forza che c'è, tira fuori le pistole, Giga vince. Ok? La stessa cosa succede con Guemon. Guemon è il suo rivale, questo molto più raffazzato, eccetera, eccetera. Si scontrano, proprio zan, zan, scene tutte belle, cacqui, tutte fighe, si scontrano, e vince Guemon. Finito. Poi tocca a Fujiko. Ok? Sempre con il personaggio con la strategia, una cosa e vince. E qui, fin qua, tutte scene di queste 2 tettone, gambe, eccetera, eccetera. Così il lettore sa. Chi rimane? Rimane Lupin, il cattivo. Giusto. Il cattivo vede una gamba di Lupin entrare in una delle attrazioni e lo segue. E arriva lì. La sala degli specchi. Sì. E intorno a lui
tutti Lupin e tutti lui stesso, no? Sì, sì, rispetto, cioè. E Lupin dice, cioè, ah bene, mi hai trovato, e quello comincia a sparare, e non è. Logicamente la parte di questa finale dura 6 pagine, ok? Comincia a sparare, cioè 5, cioè, non mi ricordo, e spara gli specchi si rompono. Sì. Senti, non puoi andare avanti così, perché sennò, cioè, posso anche sparare pure io. Facciamo un colpo e un colpo. Guarda, facciamo così, te ne do 2 a te, e poi continuo io, va bene? Mm. E questo fa, momento, uso la mia intelligenza, perché io sono più intelligente di te. E lui pensa, oh, bellissimo, ma qui non è solo questione di intelligenza, però va bene, dai, giochiamo, giochiamo. E questo ancora di più, mi devo calmare, perché io so come trovarti. Ecco, eccoti, ti ho trovato. Puh, spara, lo specchio. Ne hai perso, ne hai solo uno. Allora, dai, forza, non vorrei che cominci a fare io pure. E allora dice, ah, ok, ho stabilito, perché 3, 4, 5, sì, ok. Allora vado, eh? Sei pronto? Stai per morire per mano mia. Vetro. Cioè, beh, allora adesso tocca a me. Tu sei convinto proprio di te stesso? Vuoi proprio morire? Ma certo, o sono il più intelligente o preferisco morire. Bene. E lo ferisce. Spara, lo prende e lo ferisce. In maniera molto drammatica, però drammatica in modo che non possa più utilizzare la pistola, per darci l'idea che forse si salverà. E quello dice, come hai fatto a capire il primo colpo? Perché gli specchi danno tutta l'immagine rivoltata e solo uno poteva essere identico. Perché poi faccio i vestiti che sono praticamente identici, metà e metà, ok? Va bene? Cioè, perché a tutti gli uomini pende a sinistra e quindi nei pantaloni dove c'è più rigonfiamento a sinistra è quello autentico. Perché negli altri specchi era tutto a destra. Mi morta. allora, io ho detto all'editore una cosa simpatica e carina, perché il lettore è uomo, bello. La donna si attende, sì, capito? Sì, sì, sì. Dice, va, sarà così, ho scoperto una cosa degli uomini. L'uomo invece, che ha finito di leggere, si ferma e dice, aspetta, sto controllando. E ha detto no, purtroppo no, perché no, si può, è un po' troppo esagerata, sto fatto, eccetera, eccetera. Però è piaciuta tantissimo. È bello, ma è finissimo, cazzo, è finissimo. Quindi perché? Perché l'editore mi diceva, una volta, Andrea, una volta che hai trovato la storia, sei convinto della storia, che va benissimo, quello è il momento in cui devi cominciare a lavorarci sopra. Non devi dare mai niente per scontato, la storia sempre si può aggiustare. Così come, e poi veramente finisco, perché veramente... No, dici, dici. Dici. Allora, un momento. Noi dobbiamo sempre pensare, si vede comunque, si condiziona. Noi dobbiamo sempre pensare per una tavola, su per giù, a che cosa dovremmo inserirci. Giusto. E quindi, prima di fare questo, noi dobbiamo pensare, allora, il personaggio entra, cioè si vede prima la città, poi il personaggio che parla con un altro, poi succede questo, poi succede questo e poi succede questo. Va bene? Allora, noi adesso abbiamo il foglio. Dobbiamo cominciare a capire, va bene, quali sono le vignette che hanno bisogno di più spazio. Ok. Diciamo la 1, perché abbiamo iniziato proprio nella maniera più scontata possibile, il paesaggio del paese. Giusto. L'altro è quando i due iniziano a litigare, momento forte. Quindi questi due... Diciamo che questo deve essere più grande, lo faccio così. Il 4, visto che deve avere il 5, non può stare sotto, la metto qui. E quindi devo far entrare la 2, la 3 e la 5. La 2, la 3 e la 5. Allora, questo lo faccio più piccolo, e quindi questo lo rendo più grande, perché litigano? No, allora posso fare così, posso... Capito? Cioè, in questo modo bisogna ragionare. Dobbiamo dare, prima di fare le vignette, il loro giusto spazio. Difficile. Di più o di meno, capito? Se inizio per dire dove c'è il paesaggio, poi si vede... Allora, a quel punto, visto che 5 e 6, vedo di aggiungere 6, piuttosto che rendere questo troppo grande e questo lungo, e quindi aggiungo una vignetta. Capite? Ok, ho capito. Mamma mia, è difficile, Andrea, mamma mia.
No, non è difficile in realtà, basta conoscere un po' la tecnica, capito? Ah. Così come appunto, se in caso troppe vignette non stanno bene, perché si diventa un pochino troppo obsoleti come tempo, però si possono sempre fare, se il momento. Ah, si diventa obsoleti con più vignette? Sì, di solito con il manga di una volta aveva tante vignette, adesso diciamo si possono tranquillamente mettere 4, 6, arrivi a 8. Proprio quando proprio ti va, però è sempre la questione di stabilire, perché adesso io ho fatto uno schema a quadrati e rettangoli abbastanza scontato, va bene? Però sì, io ho queste 6 vignette che posso gestire come mi pare, cioè con diagonali, con vignette più piccole, con spazi lasciati in extra, posso fare praticamente di tutto, certo, e riesco meglio se so quali sono le vignette da fare. È logico che nessuno inizia a fare un manga già avendo la storia, parte da 1, parte da 2, parte da 3, poi 4, poi 5, poi 6, secondo la vignetta fa. Invece no, se tu già inizi a pensare che su queste 5 ci può essere un altro schema, un altro modo, oppure che il viso debba essere più grande, e poi, capito, cose di questo tipo, capito, e sì, allora sì, è anche il fatto di uscire dalla vignetta, se è troppo piccola fai uscire la testa, cioè dare importanza ad alcune vignette e a un'altra. Spesso e volentieri per chi disegna fumetti, così come molti fumetti italiani, si ragiona come un film, cioè come se io ho lo schermo, ecco, il quadrato, e devo raccontare. Invece non è vero, ok? La vignetta fa parte dell'idea che devo dare. La posizione del personaggio è un'idea. Va bene? Sì. Ok? Poi, inoltre, un'altra cosa. Io, per esempio, non mi considero un disegnatore manga. Cioè, nel senso che sì, mi considero un disegnatore manga di scuola giapponese, perché conosco solo questa come scuola. Mi sono formato, non riesco più a fare, a parte che già non lo facevo da forse dai miei 17-18 anni, a disegnare da sinistra verso destra. È proprio naturale per me, sempre destra-sinistra, ok? Se devo fare il contrario, ribalto la tavola e le onomatopee che poi le metto dopo. Però è molto più naturale, è proprio una questione di testa, capito? Soprattutto adesso che ne ho 50 e passa, sai, comincia a diventare un pochino troppo abituale la cosa. Allora, dicevo, una cosa veramente molto importante di cui tenere conto, che spesso non si fa, è quello di avere personalità, va bene? Un editore, se volete avere successo, l'editore deve essere attirato da una scoperta, da un modo nuovo di disegnare, ok? Quindi manga, disegnare manga, sì, anche io disegno in stile manga, va bene? Sì. Molto manga o meno manga, però ho inquadrato un mio stile, che è lo stile che mi ha portato più, diciamo, al successo, a essere interessante, va bene? Pensate che anche a livello di manga mi è stato anche proposto di mettermi un nome giapponese, ok? Tanto per non creare problemi, va bene? Okay. Io mi chiamo Yu, perché Yu significa Andrea. E Andrea è Andro, quindi maschile, uomo, ok? Yu, con il kanji che ho scelto, ha proprio lo stesso significato, cioè si scrive proprio con lo stesso ideogramma della parola greca, va bene? Perché tante persone non riuscivano a ricordare il mio nome, capito? Perché comunque era strano. Un po' come le badanti in Italia, come ti chiami? Giovanna, di dove sei? Delle Mauritius. Tu ti chiami Giovanna come io mi chiamo Alfredo, cioè, capito? È solo per farsi ricordare, quindi ho scelto Yu. E molti mi chiamano Yu, ma anche Andrea, così come capita, dipende da tante cose. Dipende, cioè. Allora, io ho portato dei manga in Giappone, sì, sì, e sono stato comunque accolto molto bene, perché comunque di manga in Giappone si può vivere, c'è molto lavoro, va bene? Ma nello stesso tempo, per salire di grado verso una casa editrice migliore, mi è stato detto più volte: fai qualcosa di tuo, tanto sempre manga, perché del tuo modo di disegnare non te ne staccherai mai, capito? I tuoi personaggi sono proprio manga loro, cioè qualunque cosa disegni, va bene? Perché io non ho mai fatto ritratti nella mia vita, cioè li ho fatti
al liceo artistico, neanche all'Accademia di Belle Arti, perché all'Accademia di Belle Arti ho seguito la via della pop art, quindi Liechtenstein, ok? Ah, cioè, americano. Giusto, giusto, giusto. Certo. E però l'occidentalità, cioè l'occidentale, quello di fare come se fosse una foto, più bello possibile, più chiaro possibile, più perfetto possibile, è una cosa che invece in Giappone mi è stata spesso e volentieri un po', come dire, si è resa negativa, va bene? Cioè, fai qualcosa di tuo, sì, personale, fai un personaggio, capito, strano, ok? Sì. E anche con il manga di Lupin è successo comunque questo. Cioè, il mio Lupin è piaciuto perché non era un Lupin che gli altri avevano mai visto. E quindi quando io ho portato alla Futabasha i miei primi name con i miei disegni di Lupin, loro mi hanno detto: Andrea, c'è ancora molto da lavorare e devi sapere che questa non è una noi siamo una delle case editrici più importanti, va bene? Quindi tu ti puoi considerare veramente un mangaka pubblicando con una casa editrice così grossa, ma nello stesso tempo a noi piace questo Lupin, quindi mi raccomando, quando fai le tavole deve essere questo. Infatti io qualche anno fa ho incontrato una ragazza che in un locale le avevano detto, quelli sono stranieri, no ma conosco un musicista di Lupin da tanti anni, facciamo anche io, Andrea ha detto, è venuta a me nella pausa e ha fatto, mi fa un disegnino di Lupin, il tuo Lupin mi piace tantissimo. Ed è per quello sono riuscito, rispetto a prima di andare in Giappone, a disegnare Lupin che era spesso e volentieri, proprio nel mio modo di vedere, era un Lupin molto classico, da anime, capito? Certo. E per quello è stato bello. E il miglior complimento invece che ho avuto una volta da un editore che mi ha detto, guardando un viso di una ragazza, mi ha detto, ma questo l'hai copiato? Perché i manga sono talmente tanti che se copi non posso saperlo. Io ho detto, no, non l'ho copiato, è mio, è proprio mio. È bellissimo. Oh, sentirsi da un editore giapponese che questo è manga 100%, vi assicuro ragazzi che è proprio, cioè, a parte la faccia che si vede, che forse, molti mi dicono che non sono italiano, però vedete per esempio questa casa com'è bella, no? È personale, tutto ciò che è personale, tutto quando sta in un tratto, manga è fumetto, io ho tanti manga dove sembrano veramente occidentali, ma sono manga per i giapponesi. Hanno un certo tipo di struttura, un certo tipo di poesia, di storia, di emozioni, di complessità dei personaggi, che in Italia non vediamo tanto, a meno che non sia una serie su cui puntiamo e tritiamo e stratituriamo le cosiddette, tipo per esempio Dylan Dog, dove vai a conoscere tutto di lui, ma solo perché è una serie da 1000 pagine. Esatto. Ok, perché si sono sforzati di tutto di inventare, di strainventare, mentre invece con un manga da 20 pagine o 40 pagine tu riesci ad entrare in questo personaggio come se ne hai letto 1000 pagine. Questi sono gli obiettivi che bisogna avere e bisogna partire dai nemi. Poi logicamente ci sono i personaggi, come vanno realizzati, ci sono comunque i materiali per fare delle tavole alla giapponese, ok? Certo. Quindi diciamo che la lezione di oggi, l'incontro di oggi è più che altro, come dire, introduttivo, ok? Molte cose scontate, molte cose molti non le sanno, ok? No. E immagino anche, per esempio, Kairu che avrà, spero, insomma, visto che è stato con noi, qualche elemento in più che non conoscevo, comunque che abbia approfondito anche con altre parole. Certo. Vuol darsi sempre che possa essere vantaggioso. Va bene, io non vi trattengo di più, siamo stati comunque 1 ora e mezza insieme, abbiamo stabilito anche un po' meno, mi sono preso un po' di tempo. Ma ho imparato delle belle cose, io ero all'oscuro di tutto quello che tu hai ovviamente illustrato in maniera impeccabile, devo dire. Ti ringrazio. Come da professore che sei, da maestro che sei. E ho imparato delle cose che non tu hai visto, insomma, io sono a digiuno di tante cose per quanto riguarda il disegno manga e volevo imparare, io voglio imparare questa disciplina nuova, insomma, voglio documentarmi, no? È giusto. Sì, ma comunque già adesso a mente fresca,
se tu ti fermi un istante a ragionare su fattore sinistra-destra, capito? Le pagine in questo modo, ti renderai conto che in fondo anche qualunque fumetto, pure quello di Dylan Dog, il numero delle pagine è pari, è sempre pari. Non che non esistano manga anche dispari, perché poi quando escono possono avere una pagina in più e gli si mette una togaki, cioè la togaki è una sorta di ringraziamento ai lettori, eccetera, eccetera. Perché probabilmente nella rivista, per mettere una pagina a colori, dovevano utilizzare un retro con una pubblicità, capito? Quindi a volte sfasa, perché hanno sempre una pubblicazione prima su cartacei da nulla, con pubblicità, eccetera. E poi... Però diciamo che adesso se vedi una tavola di manga, sai subito dire sinistra o è destra, capito? È giusto, una cosa in cui tanti non ci pensano. Lo spazio a sinistra che deve essere maggiore dello spazio a destra, dico i margini, che tu hai fatto vedere quello spazio. Insomma, no, ho capito delle cose che non... Io ignoravo, sinceramente, da ignorante ignoravo. Ti volevo ringraziare per aver partecipato. No, per carità, io interrompo la trasmissione in modo da salutare tutti quanti. E leggerò comunque... grazie Serena. Bella lezione, sì. Che meraviglia il Giappone, anche del Giappone si potrebbe parlare per secoli. Comunque, vedremo. Allora, volevo dire... Cosa? Ci organizzeremo, insomma, adesso ci sta l'estate per mezzo, quindi vediamo un po' come organizzarci dopo. Faremo qualche lezione in privato, insomma, vediamo, Andrea, come dobbiamo fare. Ci organizziamo bene, te lo qua con l'associazione e tutto. Certo, molto. Un attimo, facciamo un po' di lezioni in privato, ovviamente. Perché quindi, anche per voi che oggi avete seguito, parlatene, perché comunque l'associazione per crescere ha bisogno comunque anche di incrementare, anche appunto con lezioni private, delle attività che possono comunque essere per tutti. Quindi a volte magari non interessa a me, per esempio a Kaeru, però sicuramente ad altri può interessare. Quindi già sarebbe molto simpatico, lo dico in maniera proprio spassionale, non solo per me, ma anche per altri autori e soprattutto per l'associazione. Tornate, dopo aver spento, tornate un attimo indietro e condividete, anche se in ritardo, il link, in modo anche solo da commentare dicendo è stato interessante, perché magari qualcuno dei vostri amici può essere interessato a rivedere comunque il filmato. Va bene? Si tratta di venirci sempre incontro, di essere comunque tutti quanti più legati possibili. Va bene? Io vi saluto tutti, ringrazio comunque te Mirko, ringrazio comunque tutti quelli che ci hanno seguito e Otsukai sama deshita, buon riposo a tutti voi e buona serata. Ciao ragazzi, ciao. Arrivederci, ragazzi. Ciao ciao ragazzi, ciao.